A tutti e bentornati sul mio canale. Oggi ho deciso di tornare al laghetto di Casa Maina o laghetto di bagno. Su Google Earth lo trovate come laghetto di Casa Maina, però gli abitanti della zona lo chiamano laghetto di bagno, forse perché si trova sotto ai Monti di Bagno. Allora ho deciso di andare con la bici. Adesso arriverò al laghetto e poi magari lì deciderò che cosa fare. Seguitemi. Oggi giornata freddissima, ho le mani ghiacciate. Ho percorso 2,5 km e sono arrivato al fontanile. Questo fontanile, guardate quanto è bello e quanto è grande, ha un nome. In questo momento non lo ricordo, ve lo scrivo però. Mi trovo proprio sopra il paesino di Casa Maina. Lì c'è un rifugio. Mille 850 metri di altitudine, qui già si vede un po' più di neve. Sono arrivato al laghetto di bagno o di Casa Maina. Allora, qui c'è questo stanzo senza porte e finestre, sembra più una stalla. E guardate il laghetto quanto è bello. Non è grandissimo, però è bello. È venuta un'idea, una pessima idea. Lascio la bici qui, ho tolto il computerino della mia e-bike, perché senza computerino comunque il motore non si può azionare, e faccio una passeggiata qua sopra.
Vediamo, dai, una passeggiatina. Ok, andiamo. Mi trovo qua da 1900. Guardate la bici. Vabbè, da qua con la GoPro non si vede nemmeno. Il vento mi dà un po' di tregua. Mi trovo a quota 1985, sono le 12, ho tanta fame. Finalmente un po' di tregua, il vento qui non c'è più. Ok, ho mangiato qualcosa, ho fatto un paio di foto qui al laghetto e inizio a riscendere. Allora, il percorso che farò con la bici fino alla macchina è lungo
circa 7 km, ed è quello che ho fatto per venire fino al laghetto. Lì sotto, non so se riuscite a vedere quella strada, quella ti porta al Monte Le Quartura, Jutabellò. Lo trovate nel mio video di domenica. Lì sotto vedo una struttura, non so se la vedete. Non capisco se è un rifugio o che cosa. Il sentiero di ritorno è questo di sinistra. Io adesso giro qua a destra. Voglio vedere se riesco ad avvicinarmi a quella. Non lo so che cosa è. Per fortuna ho il GPS, perché qui la paura di perdermi ce l'ho. Eccola, sono quasi arrivato. Che cosa sarà? Lascio un attimo la bici qui e mi avvicino. Vado a vedere che cosa è. Eh sì, quando si fanno queste escursioni ci si sporca tanto. Ok, grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao, grazie a tutti. Ciao.